Orecost, quinta edizione, ci troviamo a Sorrento e siamo in compagnia di Gaetano Barbuto. Come posso definirti, Gaetano? Il re del breakfast? No, troppo onore, no, quando mai? Sono l'artigiano del breakfast, colui che fa con le proprie mani, condivide con il team e offre ai propri ospiti un'artigianalità speciale. Chi è Gaetano Barbuto? Facciamo in un minuto la tua storia professionale di 35 anni, lo so che sarà dura, ma proviamoci, e raccontiamo loro chi sei, dove hai cominciato, come è proseguito il tuo iter professionale e perché sei qui oggi. Perbacco, 35 anni in pochi secondi è una bella gara. Ci proviamo comunque. Io nasco dalla scuola da bar, quindi i primi passi li muovo nella Milano, in caffetteria, poi divento paninaro negli anni 80. Un bel giorno negli anni 90 venni chiamato a questa bella avventura dell'hotellerie, il breakfast. Premesso che non sono un cuoco né uno chef, ma la passione mi ha sempre portato a scoprire nuovi orizzonti, quindi sperimentare, conoscere la creatività. Corsi e quant'altro mi hanno portato, grazie alla conoscenza, a investire la mia professione sul breakfast. Quindi negli anni 98-99 approdai in questo albergo a Milano e diventai l'artigiano del breakfast, quindi questo oste di casa che, grazie a quel qualcosa che faceva in quell'istante con le proprie mani, del pane, una torta nata per quel momento, per quell'ospite, per quel momento speciale, cominciava a creare un effetto wow, nel senso, piaceva a quell'ospite viaggiatore dire: ma che roba è? Ma quanto sono stato bene? Grazie a dei semplici gesti, a delle attenzioni speciali. Quindi nel proseguo degli anni poi facevo parte di una catena alberghiera, Met Hotel Group, contava 28 alberghi e diventai formatore, quindi portavoce di questa figura tipica, formatore per altre persone che grazie alla passione si volevano avvicinare a questo lavoro, imparare un mestiere nuovo. Quindi questa persona avvocata all'accoglienza, alla sala, creava nei tempi morti quelle ricette interessanti del pane, della focaccia. Questa struttura alberghiera si allargava sempre di più e si parlava sempre un bel po' di questa figura. Nel 2000-2002, se ricordo bene, miglior breakfast d'Italia su 3, 4, 5 stelle in competizione con 5.000 alberghi. Ci mettevamo il cuore, non è che eravamo più bravi, ci mettevamo il cuore. E questo l'Italia se ne accorgeva e abbiamo fatto strada, parecchia strada, fino a quando poi lasciai Meta e ho lavorato per un'altra società di gestione alberghiera, GSH, anch'essa opera su tutto il territorio nazionale, formatore, e ho fatto un percorso di 6-7 anni, ho lasciato da 2 anni e sono a oggi consulente formatore per servizi ristorativi nel creare e condividere con le aziende vocate all'hospitality, formare nuove figure e creare un breakfast vincente all'interno delle proprie aziende. E da qui l'artigiano del breakfast, che è la definizione con cui poco fa hai detto di voler essere chiamato. Ma che cos'è l'artigiano del breakfast? Perbacco, che bello. E questa è una domanda intensa, nel senso, l'artigiano del breakfast vuole essere questa persona che nasce dall'ottimizzazione dei tempi, perché alcune aziende non si possono permettere un pasticcere o un cuoco, quindi l'esigenza di servizio è stata quella di dire: io sono un cameriere, però sfrutto quei tempi morti, studio, creo, preparo, grazie alla Marisa. La Marisa è una compagna di sempre, è la planetaria. Grazie a degli assemblamenti, la conoscenza, la farina, posso creare ville, palazzi e giardini o fare dei disastri. Quindi assemblo delle ricette. Negli anni abbiamo creato degli strumenti, pasta morbida, frolla, pane, focaccia, dolce a cucchiaio. L'operatore ha a disposizione questi gesti semplici che in quell'istante può creare sia il carrozziere che questo operatore. Quindi è semplice, di facile applicabilità. L'intelligenza del progetto vuole essere proprio quella, deve essere un facilitatore per creare ovviamente delle opportunità e dei nuovi posti di lavoro grazie a questa figura. Quindi l'artigiano del breakfast è un facilitatore e un regista all'interno delle proprie aziende vocate all'hotellerie, quindi accoglienza e ospitalità. Un progetto a cui sei particolarmente legato, Gaetano? Un progetto inteso come un trend o uno standard?
qualcosa che ti è rimasto nel cuore perché ha avuto successo, ci hai messo il cuore come in ogni tua creazione e che a tutt'oggi lo consideri come quello che più ti rappresenta. E per Bacco qui è... Qui si fa il gioco, si fa duro. Quello che a me mi rappresenta, credo, essere il messaggio che portiamo all'interno e condividiamo con le altre persone che fanno il mio stesso lavoro, è essere veri, originali anche nella propria azione che proponiamo, quindi attraverso quei gesti semplici. I nostri ospiti hanno voglia di coccole e di semplicità, quindi mi faccio proprio portavoce, quello che cerco di far passare il messaggio, che prima che ancora che arrivi là, diciamo la creatività o quant'altro, prima deve arrivare la persona, il servizio, l'accoglienza, l'ospitalità. Dopo gli strumenti, la tecnica arrivano, ma prima dobbiamo essere, è quello che credo che ci contraddistingue, essere veri, far sentire l'ospite come se fosse a casa propria, che è la cosa più difficile, ma se riusciamo in questo abbiamo vinto. Quindi genuinità, buon senso, tanto buon senso applicato al mestiere dell'ospitante e soprattutto marketing, tanto marketing. Gaetano, perché oggi sei qui a Ore Coast? Oggi sono qui perché ringrazio innanzitutto gli organizzatori, la ditta Lamberti e tutto l'entourage. Per quanto riguarda il discorso, mi sono sentito chiamato in causa. Gaetano, ti senti di portare un messaggio fresco, nuovo all'interno dell'hotelleria da condividere con gli operatori? E quindi abbiamo passato queste due giornate, stiamo trascorrendo questo momento bello, conviviale, che è una condivisione fra professionisti. Ieri abbiamo fatto 4 ore di full immersion parlando di tendenza, allestimento buffet, la figura dell'artigiano, e oggi vedremo insieme con tutto un pool di professionisti, faremo un tour itinerante all'interno di questa bellissima sala dove andremo a visitare tecniche, strumenti e oggetti dedicati per il servizio del breakfast, che poi diventerà nella sua massima espressione anche brunch, perché poi la formazione di questo artigiano del breakfast diventa colui che personalizza il proprio servizio vocato anche al brunch. Questa è un po' la formula intensa, la crescita. Bene, e allora noi ti lasciamo al tuo lavoro. Nel frattempo, per chi è dall'altra parte e desidera avere maggiori informazioni rispetto al tuo operato, ai servizi prestati dall'azienda per cui lavori, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui loro possono scrivere per chiedere maggiori informazioni senza alcun impegno? Per Bacco, adesso sperando che me la ricordo perché faccio sempre un disastro, è barbuto@teamwork-rimini.com. Diversamente mi cercate su qualche giornale o in giro e sentirete parlare di me, perché sono ricercato per i disastri che combino in giro. Wanted. Wanted. E allora è l'indirizzo che avete letto qui sotto negli ultimi secondi. Gaetano, grazie per la disponibilità. Saluta tutti loro. Un abbraccio a tutti e in bocca al lupo per il prossimo futuro roseo. Grazie. Grazie a te, noi continuiamo con altre interviste per documentare questa quinta edizione di Ore Coast a Sorrento.